Voglio anche potenziare il pilone della vita. Secondo voi a quanto arrivo? Da 1.100.000 a quanto potrei mai arrivare? Vediamo, sono curioso di mettere il blab. Uè ragazzi e bentornati! Oggi, come vedete dalla mia vita, sono riuscito a raggiungere più di 1 milione di vita. Precisamente ora, con questi livelli 128, 102 e 131, sono riuscito a raggiungere 1.100.000 di vita. Ma attenzione, in questo video non solo abbiamo aumentato la vita, ovviamente dobbiamo renderlo anche un po' intrattenente. Quindi andremo a farci picchiare dagli zombie. Questa è l'unica missione in cui sono riuscito a trovare compagni, raga, quindi abbiate pazienza. È al 108 a 4 giocatori, quindi aspettiamo un attimo che si potenzino gli zombie durante la missione. Intanto vado a prendere qualche schiaffo dagli accampamenti in giro. E voglio anche potenziare il blab, raga. Voglio anche potenziare il pilone della vita. Secondo voi a quanto arrivo? Da 1.100.000 a quanto potrei mai arrivare? Vi ricordate del mio martello con la corazza? Grazie, zombie. Il danno è più o meno uguale a quello dell'altra volta, vedo. Effettivamente sì, perché dovrebbe essere cambiato. Però ovviamente io ho molta molta più vita. Oh, mi chiamano per la Storm Chest, raga. Quindi corro da loro. Vediamo, sono curioso di mettere il blab. 1.375.000, raga. Quindi possibilmente con 4 livelli 131 riusciamo anche a arrivare a 1.500.000 di vita, eh. Riusciamo anche a arrivare a 1.500.000 di vita. Sicuramente ci riusciamo. Se vi state chiedendo dove potete trovare la build, la troverete alla fine del video. Non voglio più portarla all'inizio per avere un po' più di intrattenimento subito all'inizio del video, però fatemi sapere la vostra, raga, se la preferite all'inizio oppure alla fine del video. Io cercherò di accontentarvi. E comunque volevo farvi vedere perché non va messa la cura con l'adrenalina su questo eroe, perché guardate quanto ci cura. What? Uno sputino di vita praticamente. What? Certo, ci dà 200-300.000 di vita, ma a paragone della vita che abbiamo praticamente non è nulla. A questo punto è meglio craftarsi un falò e usare il falò, diciamo. Allora, cronometriamo quanto ci mette un accampamento a farmi fuori. Io non farò fuori nessuno, a maggior ragione perché hanno la morte esplosiva. Quindi cronometriamo. Vedrete un cronometro qua sullo schermo da qualche parte. Diciamo che ce ne hanno messo di tempo, eh. Comunque, se vedete, io gli ho messo anche la perk di survivalista, quindi ogni kill che faccio mi rigenera la vita. Poi va a vostro piacimento, ovviamente non serve secondo me la perk di survivalista, però se vogliamo dare quel tocco in più di sicurezza, ovviamente, che dire, mettetela anche voi, raga. Innanzitutto sto seguendo i binari sbagliati io. Mettetela anche voi, dicevo. Potete benissimo optare per altre opzioni. Potete benissimo optare per l'esca, per l'impatto sugli attrezzi. Potete fare quello che volete. Sbizzarritevi. Io la mia idea ve l'ho data. Poi ovviamente la build ve la costruite voi a vostro piacimento, con le risorse che avete. O gli eroi che avete, ovviamente. È difficile rigenerarsela con survivalista, eh. Quindi potete optare benissimo per qualcos'altro. Se avete i falò, se non avete problemi di risorse, eccetera, eccetera. O se no mettere survivalista. Io vi sto mostrando che comunque la vita, sì, ci ricarica la vita, però ne abbiamo talmente tanta che manco si nota, no? Raga, vedete che anche contro gli zombie al 128 comunque non mi fanno tutto sto danno esagerato, diciamo. Posso benissimo farmi picchiare anche dagli zombie al 128. Mi raccomando, non fatelo a casa quello che sto facendo io. Ora mi metto dietro lo spawn addirittura. Guardate raga, hanno anche la morte esplosiva questi. Usiamo questo che magari fa un po' più male, eh. Peccato per la morte esplosiva che mi sciotta. Davvero un peccato. Raga, contro lo smasher epico. Dai, picchiami un po'. Una volta che spero che mi picchi. Ah, che bellezza che non mi fa nulla. Che bellezza. Qui non ho neanche la perk di survivalista. Voglio provare a vedere quanto riesco a rimanere nello spawn kill così martellando.
Per favore, non mettetemi trappole, faccio tutto io. Sono una trappola vivente, ragazzi. Sono una trappola vivente. Wow. E ve lo dico senza problemi, posso stare qua 7 minuti della missione con R2 premuto. Ecco. Ma diciamo che gli zombie non possono farmi nulla. Sono proprio una tuta antibomba, raga. E niente, hanno preferito spawnare da un'altra parte. Comunque, raga, secondo me questa è un'ottima build, ottima da prendere in considerazione semplicemente anche per le War Games, qualora non riusciamo a sopravvivere alle ondate alte, qualora vogliamo avere quel senso in più di sicurezza. Secondo me è un'ottima, ottima build, appunto. Questa è la build che ho utilizzato per il video. Come vedete, da solo, senza il boost dei compagni, arrivo ben a 700.000 di vita. Quindi, ho messo, rimuove tutto lo scudo e aumenta la salute massima del 200%. Fondamentale, raga. Pelle di dinosauro, mentre lo scudo è esaurito, aumenta la corazza del 33%. Artigli di dinosauro, aggiunge 5,5% di salute attuale ai danni d'arma da mischia. Incrementa i danni degli attrezzi del 17%. Assassinio, infliggere danni d'arma da mischia fornisce un assassinio. E il survivalista, così andiamo a recuperare la vita. Anche se non scala questa perk, quindi sia l'adrenalina, sia il survivalista, che i falò ci curano quella piccola parte e non è ben scalata con la vita che abbiamo, come avete visto dal video. Io vi invito a lasciarmi solo un bel like sotto questo video per farmi sapere se questa idea vi è piaciuta. Fatemi sapere nei commenti se utilizzerete questa build, raga, lo voglio sapere, e soprattutto in quale ambito. Noi ci vediamo con l'episodio di domani, grazie mille della visione a tutti. Bella bella!